dal chilo le cerace, lo scalzanini di polli d'oro, anzi dolci. Andare a camminare, andiamo laggiù in piazza. No, voglio sta qui, fammi il piacere. Avanti, dolci, che vediamo dolci. Non capisco perché vuoi venire tutte le sere fin cortile. Ma se non li vediamo nemmeno a mezzanotte. T'ho detto tante volte che vengo qui perché qui mi sento meno solo. Certe cose tu non le puoi capire. Che bella maniera di rispondere. Mi pare di essere un po' a casa mia. Ma tu fantasmi? Sono certo. Mi vuoi levare anche la gioia di fantasticare? No, questi non li voglio, lo vedete che sono tantissimi. E allora siate questi che sono maletti. Le senti queste voci? Le riconosco tutte, una per una. Nallero, a riconto. Ma che ti sbatti l'anima? In questo cortile non si può stare un momento tranquilli. Con quello che pago di pigione, poi. 700 di dottore. Sono 5 mesi che aspetta. Se vuoi, marito, fatelo de pezza. Così te giochi come la pupazza. Luigino, prendi il libro di letture e leggi a pagina 25. E allora Abramo disse che sono quadrini buttati, carone. Tu impicciati per i fatti tuoi. Ha ragione, sei un asino. Non è vero, non è vero. Riconosco le persone dal modo come respirano. Buonasera, Rosa! Ma chi è Raffaele? Te l'ho detto, eh! Mi conoscono tutti! Mi vogliono bene tutti, qui dentro! A casa di Gimbondi d'oro! Arancio dolci! Thank you.
via del Gambero 146. Sai un lapide? Me lo segno. Sì, te lo segno. C'ho l'lapide. Che te faccio con l'lapide? Maria! Vengo subito! Senti, te lascio qui un momento. Vuoi andare a vedere in casa di quella signora se c'è un cortile? Sì, sì, ho capito. Adesso vai all'osteria e vai a ubriacare. Ma sì, sì, va dove vuoi. Tanto la strada per tornare all'ospizio me la trovo da me. Va bene. Addio! Io vado a ricordare le stanze. Ma sono sposa, ci portate un altro mezzo litro? Subito! Ma va chi paga, eh? Oh, guarda chi sera! A sbaglia pizza! Oh, agaffati, paghi da bere! Io! Oh, e come le butta la paraca? A lui le butta sempre bene. A Gaspari, non t'offenne, ma le disgrazie dell'altri sono le fortune tue. Eppure in certi momenti avete per faccio... Ma c'è frigno e cuore. E piantela! E venga a bere un goccetto di vino per tirarmi sullo spirito, eh! E allora pago letto mezzo vino! E lo pago io, eh! Oh! Ci sarebbe un goccetto pure per me! E quest'altra spugna! Signorina Maria. Buonasera, cieco. Cieco, non mi chiamo cieco, mi chiamo Raffaele. Come? Raffaele dell'Innocente. Da tanto, non ricordare. Dimmi, le sai cantare le canzonette napoletane? Tutte, secondo quella che mi domandi. Marie. Arapa dalla finestra. Fammi affacciare Maria. Sì, quella lì non la so. E allora, perché mi hai detto che le sai tutte? Per fare il comodo mio. È tanto difficile che un cieco può fare il comodo suo. Una volta che lo posso, me ne approfitto. E poi... per sentire la tua voce, che è tanto bella. Dimmi un po', ci sei nato cieco? E a te cosa ti importa? Maria, mi fai una grazia? Di? Ti sciogli i capelli? Che idea! Se tu ti sciogli i capelli, qui è come se si aprisse un giardino. Debbono essere così profumati. Odorano di sole, di primavera. Sei pazzo? Qui alla finestra? Sì. Alla finestra. Grazie, signorina Maria. In questo momento il sole ti illumina e tu devi sembrare bella come la Madonna con la lampada accesa davanti. Quanto sei bella. Chi te l'ha detto? Nessuno. Ma siccome hai fatto un gesto bello,
Di conseguenza, devi avere l'animo bello, la voce bella, gli occhi belli. Sei bella come io mi immagino e non ti posso vedere. Sei tutta bella, sei più bella di una rosa. Sto. Ma che fai? Ti sei offesa? E quel bacio non lo vuoi? Ributtalo giù, me lo ripiglio. Maria, Maria, non vai via? No. T'annoio? No. Ti faccio compassione? No. Grazie. Quella canzonetta che mi hai domandato, Marie Marie, la so cantare. Se la canti, ti regalo una lira. Mi hai rovinato tutto. Ma cosa vuoi? Niente. Che ti ho domandato l'elemosina. Ma allora cosa vuoi? Parla. Mi vergogno. Maria, non mi guardare. Come lo sai che ti guardo? Sono sicuro, lo sento. Sì, buona. Fammi un piacere. Chiudi gli occhi anche tu. Perché? Così siamo all'oscuro tutti e due. Ecco, gli occhi chiusi. Maria, io non lo so chi sei tu, ma so che per tante ragioni, forse perché hai aperto una finestra che non si apriva mai, perché qui dove c'era un cortile oggi trovo un giardino, perché tu ti sei sciolta i capelli, io, Raffaele, il cieco, ti giuro che non ci vedo più. Dimmi la verità, ti fa ridere questo disgraziato di un cieco? No, Raffaele. Maria, lo sai perché oggi mi sento più infelice? Perché oggi più degli altri giorni sento il peso della disgrazia mia. Io vivo perché ogni tanto si apre una finestra. Io regalo una canzone e la gente mi dà da vivere. Vedi però, questa grazia mi deve venire sempre dall'alto. E io devo stare sempre con la testa tirata su, così come un impiccato. E penso sempre, ma perché questa ingiustizia? Perché una volta non mi si apre una porta invece di una finestra, ma una porta che non sia quella dell'ospizio dove entro alla sera ed esco alla mattina? E quella che mi aprisse questa porta per me diverebbe come una Madonna da starle in ginocchio. Ammela tu questa grazia, Maria. Ammela tu questa grazia. Mi ridaresti la vita, la luce, tutto. Maria, Maria. Maria, mi metto in ginocchio davanti a te per tutto il resto della mia vita. Me lo dai un bacio? Maria. Maria.
se n'è andata. Sei offeso. Povero Raffaele, fai il mestiere tuo. Carità, è carità anche questa.